Ciao a tutti, bentrovati, nuova partita, 10 minuti il tempo a disposizione. Su D4 ho deciso di giocare a cavallo F6 e su C4 gioco C5. Un'apertura a me molto cara, c'era un periodo in cui il gambetto Benko, quindi la successiva spinta del bianco in D5, era una di quelle mosse che più giocavo. Quindi questa è una posizione che ho giocato tante volte in passato, dove il nero dà un pedone, però a cambio cerca di avere una presenza centrale, soprattutto sulle case nere. Il pedone l'ho sacrificato, ho giocato B5, lui ha catturato, ho giocato A6, lui ha catturato, e questo pedone dovete sapere che non è affatto salvabile, quindi il bianco prima o poi lo perde, e allora il nero, o meglio da nero, non ho alcuna fretta di catturarlo. Decido di giocare la variante più critica, quindi risparmio la tipica mossa pedone D6 per cercare di attaccare il mio avversario e cercare di avere un piccolo vantaggio di sviluppo. Il bianco è comunque sia un giocatore con 2480 punti, quindi mi aspetto che abbia un'ottima preparazione teorica. Donna 5 sulla scacchiera, la minaccia era cavallo per E4, alfiere D2 dà chiaramente fastidio. A questo punto direi che è il momento di catturare, e sulla possibile cattura riprendo di donna, cercando di peggiorare un po' il suo sviluppo. La partita prosegue in questo modo, direi che è il momento di dare un significato alla presenza dei miei pezzi, quindi prima o poi cambieremo, D6, cavallo D7 sono altri piani tipici, soprattutto liberare la casa B8 contro prima per far intervenire la torre, quindi alfiere per, e potrebbe essere una possibilità. D6, siamo verso linee principali, qualcuno avrebbe notato, sicuramente ha notato anche con preoccupazione il fatto che l'alfiere si trovi sulla diagonale della mia donna, però dal mio punto di vista non ci sono ancora scoperte che possono dar fastidio, quindi nel mentre completo il mio sviluppo. Se mi cattura riprendo di donna, almeno la sottraggo da possibili scoperte. Ok, donna C2 sulla scacchiera, direi che è giunto il momento di completare lo sviluppo con torre B8. E quello che devo cercare di capire è un po' come gestire la pressione su questo punto. È tipica una manovra del genere, quindi portare il cavallo verso B5 vi assicuro che è una scelta tipica e frequente, così come provocare qualche spinta. Se io giocassi donna B6, questa coordinazione potrebbe portare alla spinta del pedone B e quindi di conseguenza ad avere una piccola iniziativa. Più spingerà questi pedoni, più sarà facile per noi. Intanto considero che sia giunto il momento di eliminare l'alfiere per lasciare casa alla donna, magari cavallo B6, idea cavallo C4 per provocare quella spinta che ho annunciato prima. Ci sono aperture dove un giocatore sin dall'inizio sa su quale colore debba giocare, e le aperture dove ci ritroviamo con un alfiere in fianchetto dopo poche mosse, tipo il Benko, è un'apertura dove dobbiamo sicuramente cercare di giocare sulle case nere. Dunque, la mossa B3 in realtà per il nero è una conquista, perché siamo riusciti a indebolirlo sulle case nere, perché è lì che vogliamo cercare di creare il nostro gioco. Cavallo D7 sulla scacchiera, prima o poi giocherò C4, la donna qui non mi piace e quindi la posizioneremo su questa diagonale. Cavallo D7 sottrae, libera la diagonale a quest'alfiere, e adesso vediamo un po' come proseguire. Sarebbe fantastico riuscire a portare un cavallo qui, però non abbiamo alcuna fretta di farlo. Ho C4 a disposizione, che mi sembra essere una buona mossa, se non fosse che su C4 potrebbe avere questa cavalla 4 che mi sembra un po' fastidiosa, quindi anticipo il tutto giocando donna A6, che da una parte mantiene il contatto su quella torre. Se io attacco questa torre, se c'è questo contatto, vuol dire che la sua torre dovrà restare lì in difesa. E mi preparo a giocare C4, che è la tipica spinta, dico spinta di rottura. Il pedone C sfrutta il contatto che si è creato dopo l'apertura sul lato di donna, e quando lui mi cattura porterò il mio cavallo in avanti e ne porto uno, poi ne porto un altro e poi vedremo un po' come proseguirà il gioco. Intanto in questa posizione sicuramente ho raggiunto una parità in apertura, non vedo nessuna controindicazione nonostante abbia il pedone
in meno, però il pedone in meno è tipico dell'apertura. Tutte le aperture che hanno il nome di gambetto vuol dire che un giocatore, in questo caso il nero, sacrifica un pedone, però a cambio cerca l'iniziativa. Direi che è giunto il momento di giocare a C4. E direi di sì. Se io gioco C4 dovrei recuperare il pedone. Se lui mi cattura, miglioro il cavallo. Se lui spinge, entro con la donna in A3, che chiaramente è un ingresso fastidioso. Immagino che lui abbia giocato così per giocare E5, però in questi casi la scelta più saggia da parte del nero è restare fermi. Su E5, forse ho questa mossa che può essere curiosa, donna 5 sempre, per sfruttare giochi e iniziativa sulle case nere. Quindi, facendo un piccolo riepilogo, il nero in questa apertura deve sicuramente giocare sulle case nere, sicuramente giocare al centro, mentre bianco vuole cercare per realizzare la spinta centrale. La mia attenzione era andata su donna A5, che dà uno sguardo anche al pedone centrale. Adesso devo capire se farla prima o dopo della cattura. Probabilmente prima cattura e poi donna 5, magari un po' più saggia. C'è anche torre C8. Quindi su questa cattura non mi riprende. Donna 5, non mi cattura, alfiere cattura, pedone cattura, minaccia la promozione, ma alfiere per spegne i sogni di gloria del mio avversario. Quindi su questa cattura direi che donna 5 è una mossa che mi dovrebbe dare parecchia iniziativa, perché c'è una doppia minaccia, la più evidente cattura in D5, la meno evidente pressione sul cavallo in C3. Ok, mi piace anche perché forza un po' le mosse del mio avversario. Pedone per B3 attacca la sua donna, che dovrà sicuramente spostarsi, andare via a fare qualcosa di più concreto. Da lontano ricordate che questa torre è soggetta a un po' di pressione, perché se io l'attacco da lontano qualcuno dovrà difenderla, e questo qualcuno vorrà dire che sarà un pezzo che andrà in posizione passiva. Quindi sono abbastanza soddisfatto di quanto ottenuto. Torniamo alla partita. Ho anche un minuto di vantaggio. Mio avversario 2480, sto giocando con 2468, l'obiettivo 2700 punti. Vediamo un po', giorno dopo giorno, se ci saranno dei traguardi da raggiungere. Diciamo che per fine ottobre raggiungerò, non so, 2530, questo è il mio obiettivo, e poi ci sarà la parte più difficile, che è sforare i 2600. Donna 5, idea tattica. Su questa cattura probabilmente, vabbè, alfiere per C3 è vincente, ma anche torre C8 potrebbe funzionare. Questo pedone lo potremmo interpretare come pedone inchiodato, perché ovviamente quando verrà spostato ci sarà la cattura in C3. Il gambetto Benko mi ha dato tante soddisfazioni in, diciamo, alcune delle partite più belle che ho fatto nella mia carriera scacchistica contro grandi maestri sono state vittorie con il gambetto Benko. In tanti dicono, o comunque sì, esistono anche dei manuali con dei titoli molto particolari. E confutiamo il gambetto Benko è un'apertura perdente, sicuramente un'apertura molto difficile da giocare per il nero, ma non è da escludere che sia anche difficile giocare da bianco. Ok, cavallo di 4 sulla scacchiera, la mia attenzione va su questa cattura, quindi cavallo per E5 mi sembra un buon inizio. Cavallo per E5, alfiere per, alfiere qui, a quel punto penso che mi darà la qualità, catturo, poi mi gioca cavallo C6. Però cavallo per E5. Cavallo per E5 sicuramente va bene. Sto evitando cavallo C6. Se cavallo C6 lo cambio. Ok, alfiere per, tutto sotto controllo. Se prendo il alfiere mi darà la torre. Altrimenti se cavallo C6 catturo qui. Sono più che contento. Quindi alfiere per, lui mi darà la torre.
sicuramente mi darà la torre. Non vedo altre mosse, altrimenti inizio a semplificare. Ho recuperato il pedone, lui ha una debolezza qui, quindi mi va più che bene. Immagino torre per, pedone per, cavallo c6, doppio. È un finto doppio perché lui ha sacrificato una qualità. Effettivamente la partita va così. E inizialmente pensavo torna c5 come possibilità, come scelta. Vediamo se c'è qualcosa di più concreto, anche torna 3. L'importante è difendere questo punto. Se io giocassi donna qui, lui mi gioca b4. Da vedere se b4 è una mossa che aiuta me o una mossa che aiuta lui. Secondo me aiuterà me. Vediamo, donna c5. Ad ogni modo, questo è pur sempre un cavallo inchiodato. Quindi va bene, non ha giocato b4, però così dovrebbe perdere, o meglio, non perde nulla. Cioè, se mangia qui, con un rapido calcolo dico che perda materiale, perché gioco torre c8, pressione sul cavallo, quindi cavallo per d5 perderà materiale. E ad ogni modo il parziale dice 1, 2, 3, 4, 5 contro 1, 2, 3, 4, 5. Il nero ha un po' più di iniziativa, torre c8 guadagnerà un pedone, il nero ha più iniziativa perché sta giocando e ha recuperato il pedone con interessi. Se torre c8, questo cavallo dovrà essere difeso, si sposterà, catturo d5 e dovrei uscire con un pedone di vantaggio. Probabilmente c'è qualcosa di meglio anche da una b4, mi piace, mantenendo l'inchiodatura del cavallo e minacciando la cattura. Però andiamo per la scelta più semplice. Torre c8 attaccando un cavallo che è difeso purtroppo per lui soltanto una volta. Quindi se va in a4 glielo cambio, anzi no, se va in a4 cambio qui. Il mio obiettivo è entrare in un finale favorevole. C'è anche da dire che molte volte lui avrà problemi sulla prima traversa per via del tipico matto del corridoio che si potrebbe creare. Quindi in apertura è stato. Sicuramente c'era un momento in cui il bianco poteva impiegare una mossa come h3, g3, f3, quasi mai, perché se vogliamo giocare sulle case nere e da nero spingere f vuol dire che aiuterebbe il nero, però h3 o g3 sicuramente si potevano giocare da bianco, che sono quelle mosse che in quel momento non servono a nulla, però tra 10 mosse ti eviteranno il matto del corridoio. Io sono un gran tifoso di queste mosse di attesa, h3 g3 da bianco oppure H6 G6 da nero, proprio per evitare in futuro problemi sulle case, sul tema del matto del corridoio. Matto del corridoio è quando non ho mosso i pedoni dell'arrocco e dal nulla mi arriva una torre o una donna, un pezzo pesante, sulla prima traversa. Ok, sono contento della posizione raggiunta, tutti i finali li considero leggermente favorevoli per me. Cavallo E4 e adesso ti propongo il cambio. Vediamo, io cambio qui, donna 6, donna per e4, donna per c8, intermedia fastidiosa, cavallo per c8, torre per. Quindi se io gioco questa, donna 6, quella fastidiosa, che attacca il cavallo che difende la torre. Immagino che debba fare quella. Donna 6, a quel punto, dicevo prima, qualche istante fa avevo mostrato delle frecce con il donna per e4, anzi ve la mostro adesso. Se donna 6, donna per e4, in realtà questa intermedia sarebbe stata forte perché era a scacco. Ok, lui si è spostato, il parziale dice pedone in più, giocatore con il nero, e al pedone in più direi che potrei provare a cambiare i pezzi, quindi donna d4. Voglio cambiare le donne. Mi aspetto donna H6, che è quella mossa che potrebbe sfuggire per questa coordinazione qui. Però anche io ho una mossa che potrebbe sfuggire. Ho cavallo d5, perché se è cavallo g5 che mi vuole dare matto, il mio cavallo torna in difesa. E in questa posizione, ad ogni modo, rientro in difesa lo stesso. Direi cavallo f6. Tutte le semplificazioni mi vanno bene perché ho il pedone di vantaggio. E tra l'altro, se lui mi cambia, io porto un pedone in f6 che potrebbe essere utile e in fase futura perché sostiene il punto e5. Quindi cavallo per e6, pedone
cavallo per F6, pedone per F6. Ovviamente lui decide di non cambiare e qui vi dico che c'è una tattica che mi permette di guadagnare un altro pedone, che è donna per F2. Donna per F2 è affascinante come mossa, perché donna per F2, lo cattura, scacco, poi riprendo qui, però ho un finto pedone in più che guadagno perché poi avrà torre per e mi ritroverò soltanto con un pedone in più. Posso cercare qualcosa di più concreto? Sicuramente attraverso torre C2, perché torre C2 minaccia la cattura qui. Potrei giocare con torre C2, dopodiché cambio, metto la torre dietro. Oppure se giocassi cavallo G4, vuol dire che lui deve tornare indietro, però dove? Perché cavallo G4, minaccio donna per F2 e minaccio la donna, quindi cavallo G4 potrebbe essere la mossa giusta. E cavallo G4 effettivamente minaccia F2, e che lui non può difendere. A prima vista pensavo donna D2, però effettivamente, visto che non può tenere la difesa, non gli resta che complicare. E decide di complicare con questa strana torre C1. Se io catturo, lui rientra. Però questa è una posizione totalmente persa, e quindi io catturo qui, intermedia, lei si sposta. Catturo la donna e a questo punto non resta che arrendersi. Mi sposto. Ho 2 minuti in più dei temi di matto. Cavallo G4 è un ottimo tema di matto. Vediamo cavallo G4, lui si sposta e cavallo E3. Ok, scacco e cavallo E3 e il pedone G2. Non lo difende più nessuno. Ottima vittoria, mio avversario 2480, tutto molto lineare. 10 punti portati a casa. Rivediamola. Rivediamo i punti chiave, facciamo una sorta di moviola nella partita. E vi dicevo che la linea principale è sicuramente giocare D6, però questo tempo che il nero risparmia per giocare donna 5 è un tempo molto utile, nel quale è come se il nero avesse un tempo in più. La scelta del bianco è stata una scelta molto timida, lui ha sviluppato semplicemente i pezzi. Quindi c'è stato il momento in cui io dopo D6 rientro nella linea principale e quindi mi devo semplicemente limitare a portare tutti i miei pezzi sul lato di donna, senza pensare troppo. Se non so che fare, i miei pezzi devono andare sul lato di donna. La partita è andata così, C4 sulla scacchiera, catturo, catturo, c'è un 0.1, meno 0.1 per il nero e adesso, qui ero molto sicuro di quanto ho raggiunto. E su questa donna 6, quindi qui guadagno materiale. Qui vi dicevo donna 6, perché se donna per, che sembra creare il matto del corridoio, donna per C8, scacco e torre per. Quindi donna D4, donna H6, porto il cavallo verso nuovi percorsi, nuove praterie, e a questo punto non resta altro che arrendersi. Purtroppo per lui non c'è più difesa del punto F2, della donna, interviene la torre. Tutto molto lineare, bello, fantastico. Seguite il canale, ciao a tutti e alla prossima.